Allora, buongiorno. Scusate, ma sembrano esserci dei problemi insormontabili con il sistema che registra le mie lezioni, per cui si rifiuta di prendere la parte in basso a destra e della slide. Spero che non ci sia nulla di troppo importante. Quando uso Eclipse cercherò di mettere tutte le cose interessanti sulla sinistra, quindi purtroppo questo problema non riesco a replicarlo quando non sono connesso al proiettore, quindi non dall'ufficio non funziona tutto apparentemente, mentre invece sembra che qui la fascia di destra manchi. Allora, quello di cui iniziamo a occuparci oggi e continueremo a occuparci la prossima settimana nella lezione del martedì, se non sbaglio, e poi comunque nel laboratorio, sono le simulazioni. Allora, le simulazioni sono un modo, diciamo, tutto sommato nuovo rispetto almeno a quello che io ero abituato ad usare un computer per affrontare problemi. L'idea delle simulazioni è quella di usare la potenza di calcolo come uno strumento per analizzare possibili scenari, il che vuol dire per prendere delle decisioni informate su che cosa fare. Talvolta non è, se io voglio decidere come comportarmi, talvolta non è banale tirare fuori una formuletta che mi dice quale sarà il risultato delle mie scelte o delle mie azioni. Io conosco come funziona il sistema, conosco alcuni micropassaggi del mio sistema, ma fatico a immaginare come globalmente funzionerà il tutto. Fatico a immaginare gli effetti globali delle mie scelte, anche se tutto sommato so bene cosa succederà nel piccolo. Il micro effetto della mia azione è chiaro, ma non mi è per niente chiaro che cosa succederà globalmente. Allora, se avete un piglio matematico, potete tirare fuori una bellissima equazione, un bellissimo sistema che vi spiega come il vostro sistema si comporta. Questo talvolta non è praticamente possibile, altre volte non è possibile, punto e basta, sia in pratica sia in teoria. Per cui può essere utile costruire una situazione, un simulatore, e provare a vedere cosa succede se io faccio qualche azione. Perché, ripeto, io riesco a immaginare il micro effetto delle mie scelte, ma fatico a espanderlo a che cosa succederà globalmente nel mio sistema. Quindi questa è la situazione in cui noi ci aspettiamo che voi vi possiate trovare. Voi dovete prendere delle decisioni su come comportarvi in alcune situazioni critiche o comunque strategicamente importanti. Allora, davanti a voi avete un sistema. Questo sistema è troppo complicato per un'analisi matematica, troppo complicato perché la vostra matematica non è abbastanza buona, o troppo complicato perché la matematica di chiunque non è abbastanza buona. E quindi quello che voi volete fare è fondamentalmente chiedervi: ma cosa succederebbe se? Allora, io riesco in modo abbastanza semplice a mettere in piedi un sistema che simula ad esempio una pizzeria, piuttosto che un lavaggio macchine, piuttosto che un ospedale militare, piuttosto che la mia situazione, perché in realtà i micro elementi all'interno di questa simulazione sono abbastanza semplici. E mi chiedo: ma che cosa succederebbe se ad esempio avessi 4 postazioni in più per lavare le macchine? Mi converrebbe oppure no? Allora, l'idea di tutto questo è di provare a vedere con la simulazione. Io costruisco una scatoletta che è in qualche modo in grado di simulare il mio sistema, e una volta che sono in grado di simularlo, provo, vedo che cosa succederebbe se ad esempio raddoppio il numero di postazioni nel mio autolavaggio, oppure cosa succederebbe se dimezzo le mie macchine. Magari mi conviene. È vero che un certo numero di clienti sono insoddisfatti. Se io ho un affitta macchine e io diminuisco le mie macchine, un certo numero di clienti è insoddisfatto. Però magari globalmente mi conviene. È meglio rendere insoddisfatto
un po' di clienti, oppure magari un cliente ha pagato per un'utilitaria e io invece gli do una Rolls Royce, va bene, quello per me è un costo chiaramente, però globalmente avere la metà delle macchine mi conviene. Adesso riesco a tirare fuori una formula che mi dice esattamente come funziona il tutto? Forse no. Quindi con una simulazione posso farmi, o con più simulazioni, posso farmi una idea dei possibili scenari o di a che cosa andrei incontro. Allora, l'idea di base quindi è creo un modello del mio sistema. Il modello è di per sé abbastanza semplice. La cosa incredibile è che modelli semplici riescono a descrivere situazioni molto complesse, perché tutto sommato un modello semplice ha al suo interno una serie di piccole regole, e queste piccole regole, diciamo l'interazione fra queste piccole regole, creano un sistema incredibilmente complesso. Quindi, mentre da un lato è semplice costruire un modello fatto di regole semplici, dall'altro lato il comportamento globale, quella che talvolta viene chiamata emerging complexity, la complessità che emerge da questi sistemi fatti di elementi semplici, è un qualcosa di tendenzialmente ingestibile. Quindi il mio obiettivo è prendere la mia situazione reale, costruire un modello ipersemplificato, è vero, in questo io mi sto allontanando dalla realtà, però non sottovalutate i modelli per quanto semplici. Costruisco il mio modello, una volta che vedo che il mio modello tutto sommato funziona come funziona la realtà, a quel momento io posso provare a vedere che cosa succederebbe a cambiare alcuni parametri e vedo il risultato. Se il risultato è interessante oppure no, decido come comportarmi. Quindi computer usato per costruire un modello, per lanciare delle simulazioni, per riuscire ad arrivare a valutare dei possibili scenari. I vantaggi sono evidenti, e perché quando io costruisco un modello, tutto sommato i modelli sono relativamente semplici rispetto a quello rispetto al mio problema, e sono trattabili, mentre un modello corretto matematico potrebbe non esserlo, mentre invece un modello per la simulazione è semplice, diciamo. Gli svantaggi? Beh, gli svantaggi sono che io pago in qualche modo in tempo di calcolo quello che non sono in grado di pagare come costruzione del modello perfetto. Quindi io non sono in grado di costruirmi la formuletta matematica che mi dice qual è il risultato dati alcuni input, e devo effettivamente calcolare che cosa succederebbe attraverso una simulazione. La simulazione costa sì, non tantissimo, però costa. Soprattutto costa se devo pensare che la mia simulazione non è poi così tanto affidabile, e quindi non me ne basta una, ma me ne servono tante. Allora, da questo punto di vista la simulazione può essere troppo costosa. Se il mio modello include alcuni parametri casuali, io non posso fare una simulazione, ne devo fare 100, 1000, 10.000, 1 milione, non so quanto, e considerare gli estremi, la media, dipende dai casi. Comunque, in generale, il tempo di simulazione può essere significativo. Problemi sul modello, ovviamente, più tutte le scelte che io faccio nel costruire una soluzione, costruire un modello a partire da un problema, sono tutto sommato una serie di colpi di accetta che io do alla realtà. Perché una cosa è quello che succede nella realtà e una cosa è il mio modello, e ogni singola scelta è una ipersemplificazione che può essere ragionevole o può non esserlo, e questo è in grado di inficiare in modo significativo
il risultato. Ad esempio, io posso avere un modello che descrive perfettamente la mia situazione corrente, ma che diventa grossolanamente impreciso non appena io modifico la mia situazione. Quindi bisogna anche stare attenti a quello che viene chiamato l'overfitting, ovvero sia io ho un modello che descrive solo le cose come sono adesso. E quindi è totalmente inutile se io voglio, ad esempio, immaginarmi che cosa succederebbe se cambiassi qualche cosa. Quel modello funziona, però se io, ad esempio, raddoppio il numero di persone che arriva nel mio ristorante, il modello diventa insensato. In generale, i modelli sono pericolosi, spesso e volentieri sono l'unica cosa che noi abbiamo a nostra disposizione. Ancora più spesso sono comunque un utile strumento di analisi della situazione. Quindi costruire un modello, provare a cambiare le situazioni e vedere che cosa succederebbe è, se non altro, un buon punto di partenza quando affrontiamo un problema. Questo è talmente vero che esistono innumerevoli strumenti per costruire modelli e quelli che vengono chiamati scenari what if. Cosa succederebbe se? Cosa succederebbe se il numero di commessi raddoppia? Cosa succederebbe se il numero di clienti dimezza? Cosa succederebbe se io ho 3 punti vendita invece di 1, eccetera? Esistono degli strumenti commerciali per fare questo, che possono essere più o meno legati a diversi ambiti. Esistono un infinito numero di strumenti basati, ad esempio, sui fogli di calcolo. Chi lavora in banca ha degli incredibili fogli di calcolo con formule incredibilmente complesse, in cui dice: allora, ipotizziamo che il costo del denaro scenda dello 0, che cosa succederebbe? Allora, succederebbe, e tutte le formule propagano i cambiamenti, e quindi lui ha un'idea di quale sarebbe la situazione se va avanti, fa qualche prova e poi prende una decisione più o meno informata. Quindi fogli di calcolo, strumenti ad hoc. Quello che noi vi proponiamo è di scrivere un simulatore da zero in Java, ovviamente essendo questo un corso di Java, per delle situazioni estremamente semplici. Allora, la nostra idea è: scriviamo un simulatore a partire da zero. Questo simulatore non è ultra semplificato, di più, è ancora più semplice, direi quasi banale per quanto è semplice. Nonostante questo, si possono tirare fuori alcune considerazioni interessanti anche da questi simulatori ipersemplificati. Per cui quello che continueremo a fare oggi e nella prossima lezione e nel prossimo laboratorio e con tutta probabilità in uno dei vostri esami, dopo di ciò potete dimenticarlo per sempre, è scrivere un simulatore a partire da zero in Java. Allora, parlando di simulatori, innanzitutto possiamo vedere una sorta di tassonomia generale. Allora, la prima distinzione è deterministico o stocastico. Allora, alcuni tipi di simulazione sono deterministici. Dati gli ingressi, ottengo alcuni risultati, punto. Semplicemente la matematica che mi porta dagli ingressi al risultato è oltre le mie capacità, e quindi preferisco costruirmi un sistema che simula e che mi porta al risultato. Però se io ripeto lo stesso ingresso, ottengo lo stesso risultato. In questo caso, per quanto possa essere complicato il lavoro di un simulatore, comunque lo devo lanciare una singola volta, quindi direi che il tempo di calcolo non è un problema. Diversamente, io posso avere un simulatore stocastico. Stocastico vuol dire che include al suo interno alcune variabili, alcune caratteristiche che non sono deterministiche. Ad esempio, io posso pensare a come
gestisco i caselli nell'autostrada. Allora io ho delle distribuzioni di probabilità dell'arrivo degli automobilisti. Non ho l'arrivo degli automobilisti, punto. Perché se avessi l'arrivo degli automobilisti, io potrei tirare fuori una configurazione di caselli che è perfetta per quella singola situazione e non funziona tendenzialmente per tutte le altre situazioni. Questo è un caso di overfitting. Invece io ho, ad esempio, la distribuzione dell'arrivo degli automobilisti in un certo tempo. Allora, in base a quello io devo ottimizzare, ad esempio, in base a, ottimizzando il mio costo, il come mettere i caselli sull'autostrada. E questo è un tipo di simulazione che non è deterministica, perché dipende chiaramente. Quindi cosa posso fare? Una serie di prove e, ad esempio, tirare fuori il tempo di attesa medio oppure il tempo di attesa massimo. Magari io ho un contratto con lo Stato che mi impone che comunque chi arriva al casello non deve aspettare più di un certo quantitativo di tempo. In quel caso mi interessa il tempo di attesa massimo e chiaramente minimizzo il numero di caselli, perché mi costa avere più persone ai caselli, cercando comunque di non superare quello che è il tempo di attesa massimo previsto dal contratto. Questa è un'opportunità. Altra opportunità, cerco di massimizzare il mio guadagno diminuendo il tempo di attesa medio. Dipende dalle situazioni. Comunque, quello che voglio dire è che il risultato della simulazione non è deterministico. Quindi devo ripetere più volte una simulazione e prendere un dato medio o massimo o minimo, secondo il caso. Un altro tipo di distinzione significativa è se la simulazione è statica o dinamica, ovvero sia se il tempo è una variabile significativa oppure no. La situazione cambia nel tempo oppure no? Questo comunque è un parametro da tenere in conto. E infine un'altra distinzione significativa nelle simulazioni è se la nostra simulazione è continua o discreta. Allora, una simulazione continua vuol dire che lo stato del sistema evolve in modo continuo, mentre una simulazione discreta, ed è quello su cui noi ci orienteremo, ed è quello che noi vedremo qui nel seguito, è una simulazione in cui in realtà lo stato del sistema ci interessa unicamente in alcuni ben precisi istanti. Non ci interessa sapere com'è il sistema in ogni possibile istante. Io ho il concetto di evento. Quindi, quando succede qualcosa, il sistema cambia. Ad esempio, una persona entra nel ristorante. Quello è un evento. Una persona viene fatta sedere a un tavolo. Quello è un evento. Una persona paga ed esce dal ristorante, quello è un altro evento. Io mi segno quando succede l'evento, chi è che si sta sedendo, qual è il tavolo occupato, magari che cosa ha ordinato, però in realtà non mi interessa che cosa succede fra un istante e l'altro. Il mio sistema ha senso soltanto a quei precisi istanti. Questo è un caso di simulazione discreta ed è quello di cui ci occuperemo. Le simulazioni discrete possono essere sia deterministiche sia stocastiche e, come vi ho detto, i cambiamenti significativi nel sistema avvengono soltanto in alcuni ben precisi eventi, in alcuni precisi momenti. Allora, quando uno simula un sistema a eventi discreti, quello che fa solitamente è tenere quella che viene chiamata una lista degli eventi. Si chiama lista degli eventi, però in Java non è una lista, ma è una coda, perché è ordinata secondo il tempo. Quindi noi abbiamo questa struttura dati che si chiama storicamente lista degli eventi, che in Java è una coda degli eventi, che ci dice che cosa succederà nel prossimo evento. Nel prossimo istante significativo per il nostro sistema,
in un certo istante di tempo succederà qualche cosa. Da adesso a quell'istante significativo non mi interessa. Quindi posso fare un fast forward del tempo, saltare al primo istante significativo, vedere l'evento nella mia coda degli eventi, decidere cosa succede, modificare il sistema, eventualmente creare altri eventi. Perché ad esempio una persona che arriva nel ristorante creerà l'evento persona che ordina, e persona che ordina creerà l'evento persona che se ne va, perché si aspetta che dopo aver ordinato riceve il cibo e poi se ne va, eccetera. Quindi un evento crea altri eventi, può creare altri eventi. Crea un evento, crea altri eventi, e fra un evento e l'altro non mi interessa, perché quello che succede fra un evento e l'altro in qualche modo non modifica il mio sistema. Quindi io posso prendere il tempo e fare un salto fino all'evento successivo. Questo ci dà un'idea di quello che noi faremo. Allora, noi faremo un simulatore a eventi discreti. Un simulatore a eventi discreti si basa sulla lista degli eventi, che, come ho detto, si chiama lista degli eventi, ma in Java in realtà, o comunque in altri linguaggi, non è una lista ma è una coda. E poi noi abbiamo il concetto di core del simulatore, il simulatore vero e proprio, che interagisce con questa lista degli eventi. In che modo interagisce? In modo estremamente semplice. Fondamentalmente chiede quale sarà il prossimo evento, e quindi in realtà l'unica cosa che deve uscire dalla lista degli eventi è il prossimo evento. Quindi il nostro simulatore legge il prossimo evento, decide come comportarsi, modificherà lo stato interno, eventualmente creerà una serie di nuovi eventi e quindi li spedirà una serie di nuovi eventi verso la lista degli eventi. Fine. Una volta fatto questo, il nostro simulatore aspetta, o meglio, non fa nulla e chiede qual è il prossimo evento, e così il tempo viene fatto fare un salto in avanti fino al prossimo evento. Quando arriva il prossimo evento, io decido che cosa fare. Ripeto, la simulazione event driven è a eventi discreti è significativamente diversa rispetto alla simulazione con un tempo continuo. È vero che la parola continuo non ha senso in informatica, perché non esistono variabili continue. Comunque le variabili vanno avanti a passetti, per quanto piccoli comunque sempre passetti sono. Però nel caso di una simulazione con il tempo continuo, quello che devo fare è, immaginatevi un grande ciclo for con il tempo che scorre, e a ogni istante aggiornare il mio sistema. Non so se l'avete fatto, ma è un esempio tipico che si fa nei primi corsi di programmazione, vedere cosa succede a una palla di cannone che viene sparata, che quindi si muove verso l'alto, poi verso il basso e poi urta il terreno. Allora, quello è un tipico esempio di simulazione continua, perché io ho un grande ciclo for, un while, quello che volete, un ciclo sul tempo, e a ogni istante di tempo aggiorno lo stato del mio sistema, che è fondamentalmente la mia palla, come si sta muovendo, qual è la sua velocità verticale, quella orizzontale non cambia, e quindi aggiorno a ogni istante del sistema la mia palla, fino a quando la palla non tocca terra. Quello è un tipo di simulazione continua. Diversamente, una simulazione a eventi discreti, noi potremmo avere la palla che parte, evento, che schedula un evento, quando la palla toccherà terra, calcolo quando succederà, e poi da lì a quando la palla tocca terra, salto, perché non devo fare assolutamente nulla se non prendere il prossimo evento e vedere cosa succede. La lista degli eventi che io tratto all'interno di un mio simulatore in Java è tendenzialmente una coda prioritaria
che avrà un campo che mi dice quando succede l'evento, che è il campo su cui la coda prioritaria, su cui gli elementi della coda prioritaria sono ordinati, e eventualmente un campo che mi dice che tipo di evento si tratta, di che tipo di evento sto parlando. Posso avere una serie di campi che mi danno ulteriori informazioni su quell'evento. Però questo direi che è un dettaglio implementativo. Quello che mi serve fondamentalmente è sapere quando succede qualcosa e che cosa sta succedendo. Ad esempio, una persona entra nel ristorante, ad esempio una macchina arriva al casello, un paziente arriva all'ospedale, un paziente è curato. Ecco, questi sono i tipi di eventi che io posso avere, che quindi hanno bisogno di un'etichetta che mi dice quando l'evento succede e un'etichetta che mi dice che tipo di evento, qual è il tipo di evento su cui io, che sta succedendo e su, che quindi che deve essere considerato nel mio sistema. Quindi la lista degli eventi è fondamentalmente una coda prioritaria di eventi, e l'evento io lo posso definire in Java. Per quanto riguarda il core del simulatore, ma la parte centrale del core è un grosso while che mi dice o finché ci sono eventi processa l'evento, oppure fino a una certa data processa l'evento. Io potrei avere un simulatore che va avanti finché succede qualcosa, oppure una simulazione che tendenzialmente non finisce mai, e quindi io sono ad esempio interessato a sapere che cosa succede in un'ora. Allora posso dire: finché non è passata un'ora, prendi un evento, processa l'evento, fai quello che devi fare, prossimo evento. Finché non è passata un'ora, prendi l'evento, processa, e poi quando è passata un'ora finisco. Quindi la condizione di terminazione è finché ci sono eventi, finché non è passato un certo tempo, finché non è successo qualcosa. Vabbè, la condizione di terminazione ognuno la può mettere come preferisce. Però fondamentalmente il manager quello che avrà è un while con una condizione che può essere quello che volete, è un corpo in cui io processo l'evento, eventualmente creo degli altri eventi e vado avanti. A tutto questo si somma, questa è la parte comune fondamentalmente a tutti i simulatori, quello che si somma in più è una parte di strutture dati addizionali di cui io ho bisogno per affrontare il mio problema specifico. Quindi sto parlando di un casello sull'autostrada, sto parlando di un pronto soccorso, sto parlando di tavoli a un ristorante, avrò una serie di strutture dati che mi contengono le informazioni sul mio problema, che verranno aggiornate man mano che succedono eventi e che alla fine mi tireranno fuori qualche risultato. Fra le strutture dati addizionali, ricordate che molto interessante, molto importante per voi può essere una struttura dati che mi tiene traccia delle statistiche, perché tendenzialmente voi potreste dover usare le simulazioni non così tanto per simulare, perché vi piace giocare con i Sims e fare queste cose, ma perché dovete decidere come comportarvi in alcune situazioni. Quindi è fondamentale che la simulazione vi dia una serie di un feedback, vi dia una serie di informazioni. Ad esempio, se stiamo parlando di un ristorante, quanto aspettano le persone in media? O quanti tavoli vuoti ci sono in ogni istante in media. Queste sono informazioni che possono farvi decidere di ridurre il numero di tavoli o aumentare il numero di tavoli o ridurre il numero di camerieri, eccetera. Quindi, oltre alle strutture dati che vi servono per gestire la simulazione vera e propria, potete avere le strutture dati che vi servono per ottenere delle statistiche sul risultato della simulazione. Allora, scusatemi se funzioni.
Allora, quello che facciamo adesso è provare a scrivere da zero, un passetto alla volta, le classi che ci servono per fare una simulazione. Quello che faremo la prossima lezione è qualche simulazione, chiamarla complicata mi sento in colpa, qualche simulazione banale di un ospedale da campo e una di un affittamacchine, quello che dovrete fare voi a lezione nel laboratorio è di nuovo provare fin troppo grande. Allora, nuovo progetto. Simulatore. Nuova classe. Evento. Allora, la classe evento è, diciamo, l'entità fondamentale su cui noi dobbiamo lavorare. Allora, la classe evento avrà tendenzialmente possiamo metterlo public, private, come preferite, l'istante in cui noi dobbiamo, in cui l'evento effettivamente capita. Adesso, per poter inserire la classe evento all'interno di una priority queue, che caratteristiche deve avere la classe evento? Non tutti assieme. Allora, per poter inserire la mia classe evento all'interno di una priority queue, io devo sapere quale evento viene prima e quale evento viene dopo, il che vuol dire che la mia classe evento deve essere almeno uno. Devo poterla trasformare in una stringa. No, riproviamo, la mia classe evento deve poter essere volare, dire, dite qualcosa, dai, indicizzata, quasi, ma è comunque apprezzo il tentativo, comparable. Quindi la mia classe evento deve essere confrontabile, io devo poter prendere un evento e confrontarlo con per to un altro evento. In questo modo io so se un evento viene prima o viene dopo. Allora, appena io dico che la mia classe evento può essere comparable, vedete che Eclipse inizia a protestare, giustamente, perché dice che non è, alcune cose non sono implementate. Quindi un click sopra potrebbe aiutarmi e dire aggiungi i metodi che non sono implementati, perché io ho detto che la mia classe comparable implementa i metodi la mia classe evento implementa i metodi dell'interfaccia comparable. Adesso io ho cliccato su add unimplemented methods, eccolo qui. Quindi
io devo essere in grado di confrontare un oggetto comparable con un oggetto event con un altro oggetto event. Ricordate la keyword override, cosa vuol dire? Questa è preziosa, fidatevi da chi ha scritto tanto codice sbagliato perché ha scritto metodi con una lettera sbagliata. Allora, override vuol dire che il metodo che viene dopo è un metodo che sta facendo l'overriding, quindi sta sovrascrivendo il metodo che esiste da qualche altra parte. Quindi compare in realtà era definito da qualche altra parte, io sto facendo l'override e io sto confrontando un evento, ma qui in realtà non è comparable e basta, ma è comparable event. Ecco qui. Infatti, essendo questo un evento comparabile, vedete che la compareTo è sempre un override, ma ha come parametro un event. Allora, che cosa devo fare per confrontare due eventi? Ma tendenzialmente posso usare il metodo compare del long, visto che quello che voglio fare è confrontare i timestamp, quindi long.compare timestamp con l'altro, com'è che si chiamava? Arg 0. Ecco qua. Quindi il mio metodo compareTo semplicemente usa il metodo longCompare. E quello che faccio è chiamare il metodo longCompare, vedete la L maiuscola perché non sto usando il metodo base, ma la classe che comunque è uguale al mio tipo long minuscolo. Quindi io sto usando la compare del long per confrontare la timestamp con quello di cui devo confrontare, quindi arg 0 timestamp. Per ora questa è la mia classe evento. Allora, una volta che io ho la mia classe evento, posso iniziare a pensare alla Posso iniziare a pensare alla mia classe che si è chiusa ovviamente. Window. Allora, una volta che io ho creato la mia classe, ero in sim, sì, la mia classe evento, posso iniziare a pensare alla mia classe simulatore. La mia classe simulatore, quindi file new class simcore. Ed ecco la mia classe simulatore. Allora, la mia classe simulatore avrà bisogno di avere una lista degli eventi. Allora, come avevamo detto, la lista degli eventi non è una lista, ma è una coda. Quindi, Q una coda di eventi
che chiamo event list per amore, e che ovviamente mi richiederà di importare Q da Java Utile. A questo punto, quando io creo il mio simulatore, andrò a creare la mia lista. E importiamo anche priority queue. Allora, se io devo usare la mia lista degli eventi, innanzitutto devo decidere se continuo ad avere eventi fino a che non succede un qualche cosa, continuo ad avere eventi fino a un certo tempo, oppure continuo ad avere eventi finché ci sono eventi. Non sono ancora sicurissimo di che cosa devo fare, quindi posso provare comunque a inserire diversi metodi. Allora, qual è la funzione isEmpty? Quindi moreEvents mi ritorna l'opposto di isEmpty. Se non è empty, ci sono altri esempi, ci sono altri eventi che mi attendono. E poi potrei avere un una funzione che effettivamente mi estrae un evento dalla mia coda, remove, mi restituisce l'evento in cima alla mia coda. Di che altre funzioni ho bisogno? Ma tendenzialmente di una funzione che mi serve per aggiungere un evento alla mia lista degli eventi. E mi viene in mente qualche altra cosa. Quindi il mio core della simulazione ha una lista degli eventi, event list, che si chiama lista degli eventi, ma non è una lista, è una coda prioritaria. La mia coda prioritaria degli eventi, variabile privata, una funzione booleana che mi dice se la coda è vuota, una funzione per prendere qual è il prossimo evento e una funzione per aggiungere altri eventi all'interno della mia coda. A questo punto posso iniziare a pensare al main.
sono pigro. Classe main, voglio il metodo main già scritto dentro. Ecco qui, allora, la mia classe main private sim core sim, e qui cosa faccio? Ma allora, nella funzione run, a questo punto io ho effettivamente, posso comunque creare il mio sim core. E a questo punto posso decidere come comportarmi con i vari eventi. Ma allora, tendenzialmente, questa è una cosa che è comune al 90% dei simulatori che uno può scrivere. Noi avremo un while del tipo while sim finché ci sono eventi, prendi l'evento e fai qualcosa. Questo while è comune al 99% dei simulatori, no, forse no, il 50% dei simulatori, il restante 50% qui ha una condizione basata sul tempo della simulazione. Però diciamo che la maggior parte dei simulatori è finché ci sono eventi inserisci l'evento e processa l'evento, e qui tendenzialmente io ho alcune righe che mi servono per inserire ad esempio gli eventi iniziali nel mio simulatore. Allora, pensiamo a come può essere il mio evento. Per ora pensiamo a un evento assolutamente stupido, del tipo l'evento quando viene schedulato crea un altro evento un po' più in là nel tempo. Molto molto semplice. L'evento non fa nulla se non schedulare un altro evento un po' più in là. Quindi, tutte le volte che io prendo un evento, quello che io faccio è, ho un nuovo evento che si chiama new event, il timestamp del mio nuovo evento sarà uguale al timestamp del mio evento più un qualcosa di casuale. Random mi restituisce un double. Potrebbe funzionare questo? Quindi tutte le volte che ho un evento vado a schedulare un altro evento un po' più avanti. E tanto per iniziare,
e ovviamente devo metterlo il mio evento, quindi sim add event start, come qui devo anche inserire il mio evento appena creato. Ecco qua. La V minuscola. Ok, questo semplicemente non fa nulla, è un simulatore che non finisce mai, che va avanti prendendo, schedulando un evento, tutte le volte che lo leggo lo vado a scrivere e ne schedulo un altro un po' più avanti. Potrebbe essere interessante avere qualche forma di feedback. Su qual è l'evento, il che ci crea un altro problema, che è decidere creare la funzione toString dell'evento. Ma per fortuna questo lo fa direttamente Eclipse per noi. Quindi il main non fa nient'altro che finché ci sono eventi legge il prossimo evento e lo esegue. Possiamo provare a lanciarlo. Direi che evidentemente non funziona. E probabilmente il problema è qui. Ok, e qui semplicemente sta andando avanti. Tutte le volte prende un evento, lo processa e tutto quello che fa è creare un altro evento nel futuro. Allora, come possiamo interrompere questa simulazione? Secondo modo. Due modi per interrompere una simulazione basata sul tempo. Almeno 2, 3, 4, 5, n modi possibili per interrompere una simulazione basata sul tempo. Allora, end qui. Questo è l'evento E. Minore di 10.000. Ecco qua. Vado avanti con la mia simulazione finché ci sono eventi e l'ultimo evento processato ha un timestamp minore di 10.000. Ripeto, c'è un qualsiasi numero di modi per interrompere la simulazione basandosi sul tempo. Allora, questo è la base di un simulatore.
Una volta che abbiamo questo, possiamo da qui in avanti costruire quello che vogliamo. Abbiamo un sistema che processa degli eventi discreti, quindi abbiamo, diciamo, quella che viene chiamata la retta del tempo, una lista degli eventi, non è né l'uno né l'altro, è una coda prioritaria, però possiamo chiamarla come vogliamo, la retta degli eventi, la lista del tempo. Abbiamo una serie di punti su una retta che ci dicono che cosa succede dall'uno all'altro. Adesso, ad esempio, noi possiamo avere una serie di persone che arriva al mio bancone e poi viene servita. Questo potrebbe, vi può far piacere come possibile primo esempio. Io sto simulando una farmacia in cui c'è un'unica persona che serve dei clienti. Arrivano i clienti e i clienti vengono serviti e se ne vanno. Questo vuol dire che io avrò bisogno di due tipi di eventi. Quindi avrò bisogno di due tipi di eventi. Che posso chiamarlo, vi viene in mente qualche modo per chiamare i due eventi in cui arriva una persona che devo servire e una persona che arriva e una persona che devo servire se ne va? Qualcuno ha qualche idea? Tu ti chiami? Sara? Perfetto, Sara è il primo tipo di evento e tu ti chiami? Come? Marco. Allora abbiamo l'evento Sara e l'evento Marco. Sara quando arriva un nuovo cliente e Marco quando il cliente è soddisfatto se ne va. Quindi il mio cliente, il mio evento avrà in realtà anche un altro campo che mi dice qual è il tipo di evento. Che mi dice tipo di evento. Quindi ho due tipi di eventi. Il mio simulatore fondamentalmente funziona tutto uguale, tranne la toString, che a questo punto è diversa, e quindi, siccome sono inerentemente pigro, la faccio rigenerare da zero. Voilà. E ho la mia nuova. Dimmi, come? Come? Ah, enum. Allora, la enum vuol dire che io ho creato un nuovo tipo che può avere soltanto i valori Sara e Marco. Per cui una variabile di tipo event type ha come possibili valori Sara e Marco. Non può avere nessun altro tipo, non è un intero, non è un double, non è un char, è una variabile che può avere come valori Sara e Marco. Usare le enum, fra l'altro le enum, quelle che sono chiamate le enum named, le class enum, sono state recentemente anche reinserite nel C++, ci aiutano a assicurarci che in alcune variabili ci vadano soltanto i tipi di dato giusti. Per cui io non posso dire che event type è un int, perché potrei metterci 1 o 2, però anche 46 o meno 23, che non ha alcun senso. Invece event type, sì, internamente verrà memorizzato fondamentalmente come un int, però il fatto di dire che è una variabile di tipo event type vuol dire che quando io scrivo il codice io devo scrivere in modo esplicito Sara o Marco come tipo di dato, e questo mi aiuta tantissimo nel quello che viene chiamato il static type checking, i controlli statici che riesce a fare il mio simulatore quando io assegno le variabili e che il tutto abbia continui ad avere un senso. Quindi quella variabile può ottenere soltanto quei possibili valori. Grazie per la domanda. Allora, ma
SimCore non deve fondamentalmente essere cambiato, perché devo fare next event, remove, ma direi che non deve essere cambiato in alcun modo. Main invece sì, tutto sommato. Allora, immaginiamo che io sto gestendo le persone che arrivano nella mia farmacia. Io penso sempre alla farmacia quando penso a una coda, perché la farmacia sotto casa mia io non li sopporto, hanno sempre le code lunghissime, non si riesce mai ad avere a che fare. Quindi quando penso a coda penso a farmacia, però in realtà potete pensare anche a un altro tipo di negozio, se vi è più se questo per voi è più congeniale. Quello che fondamentalmente io ho è un bancone con una serie di persone che stanno aspettando. Quindi avrò una variabile intera che mi dice quanto è lunga la coda delle persone che sta arrivando, che deve essere servita. Persone in coda. Allora, quando parto, le persone in coda sono 0. Allora, quando una persona arriva e deve essere servita, ma qui posso complicare leggerissimamente il mio sistema, faccio un bello switch sul com'è il tipo della coda, è event type. Allora, di nuovo Eclipse mi aiuta e, se tutto va bene, mi inserisce tutti i vari case. Perfetto. E vedete che io ho il case Marco e il case Sara. Allora, Sara è quando arriva una persona nella mia farmacia. Quindi che cosa succederà? Ma quando arriva in realtà questo all'inizio c'è, io leggo un evento e stampo un evento, queste sono cose che ci sono. Allora, caso Sara, arriva un evento, arriva una persona, ma questa persona dopo un certo tempo sarà servita. Quindi creo un nuovo evento, creo quando sarà servito e mi creo anche che il tipo di evento sarà un evento di tipo Marco, perché quando la persona arriva si mette in coda e dopo un certo tempo sarà servita. Ma in realtà non è così, in realtà mettiamoci, scusatemi Sara e Marco, vi prego di scusarmi se vi tolgo come tipi. Allora, un cliente arriva, un cliente viene servito. Allora, quando è che un cliente viene servito? Quando un cliente viene servito, la coda si riduce di... diciamo che... Ok. Allora, cosa succede quando un cliente arriva? Il cliente può o mettersi in coda o essere servito, tendenzialmente. Quindi, quello che mi serve è avere o una lunghezza della coda, semplicemente, o una struttura che mi dice di quali sono i clienti in coda. Quali sono i clienti in coda? Probabilmente avendo una coda sola non mi serve a nulla, perché mi basta chiedermi quanti sono i clienti effettivamente in coda.
Quindi quando un cliente arriva, io posso creo un nuovo evento. Allora, se il numero di clienti in coda è zero, allora cosa succede se arriva un cliente ed è il primo cliente in coda? Che dopo un po' di tempo sarà servito, molto semplicemente. Quindi mi segno che c'è un cliente in coda e questo via che funziona sempre. Quindi c'è un cliente in coda e il cliente sarà servito. Cosa mi serve? Scusate. Quindi se arriva un cliente in coda e la coda è vuota, questo cliente si mette lì e sarà servito dopo un certo tempo. E io schedulo un evento cliente servito dopo un certo tempo. Se invece la coda era già maggiore di 1, io non posso dire che sto già servendo quel cliente. E quindi semplicemente mi segno che c'è un cliente di più in coda, però non so ancora quando lo servirò. E questo è il nome della funzione. Sì. Cosa succede quando io servo un cliente? Ma sicuramente la coda diminuisce di 1. A questo punto, se la coda è ancora maggiore di 1, io mi metterò a servire un altro cliente. Cioè, se la coda è maggiore di 0, mi metterò a servire un altro cliente. Quindi, se la coda è maggiore di 0, servo un altro cliente. Quando un cliente arriva, beh, in realtà posso mischiare queste due cose e fare se la coda è 1 faccio così e lo servo subito. Altrimenti, semplicemente metto un cliente in coda. Ci sono dubbi, domande su questo? Allora, a questo punto qui io posso andare avanti, ma perché andare avanti fino qua? Finché ci sono eventi. Quindi creo un nuovo evento di un cliente che arriva. E punto event type uguale 42 e il tutto dovrebbe darmi errore. Infatti, perché event type non può contenere un intero qualsiasi, event type è obbligato a tenere unicamente o cliente arrivato o cliente servito.
Ok, perché qui adesso non gli va bene. Forse perché è event. Ok. Scusate, mi serviva la cosa per esteso. Quindi event.eventType.customerArrives. Vediamo un po' come va. Così dovrei avere soltanto un utente che arriva e dopo un po' di tempo viene servito. Perfetto. Arriva a 7 e viene servito a 84. Arriva a 29 e viene servito a 71. Adesso proviamo a vedere invece che timestamp random, mettiamogli un primo utente che arriva a 10 primo cliente arriva a 10 perché ho messo e 1 vabbè e il secondo arriva a 11. A questo punto dovrei avere comunque il primo utente che viene servito subito e il secondo che viene servito dopo un po'. Infatti vediamo che a 10 arriva 1, a 11 viene servita, arriva il secondo, a 92 viene servito il primo e a 119 viene servito il secondo. E così via. Diciamo che tutti questi arrivano 12, 13. Arrivano i miei 4 clienti e vengono serviti in tempi man mano crescenti. Adesso sono le 4, però domani proviamo, no, non domani, la prossima settimana proviamo a aggiungere un qualche cosa che ci dice come fare a controllare quanto è lunga la coda e quindi una qualche informazione sulla coda e poi cambiare il programma in modo da aggiungere code e vedere che cosa succede se io ad esempio ho più persone che servono la mia farmacia oppure una coda unica con più banconi oppure più banconi e più code. Allora quello è un esempio. Io posso vedere le performance se ho tante persone, le persone che arrivano che si mettono in coda nella coda più corta o le persone che arrivano e si mettono in un'unica coda e poi vengono servite da più persone e posso vedere quali sono gli effetti delle performance se ho 4 un certo numero di serventi in un caso oppure nell'altro. Sono sicuro che ci siano le formule matematiche per tirare fuori questi dati, io non le conosco e facendo una simulazione in Java forse riesco di più a chiarirmi le idee. Arrivederci.